Vigilia dei playoff in prima categoria Girone B, tra le sfide più importanti che tra l'altro seguiremo al pari di Palombaro Casolana, è quella che si giocherà a Monteodorisio dove Real Montazzoli raggiungerà il suo punto più alto della propria storia calcistica perché mai prima d'ora aveva disputato una semifinale playoff, vero Gabriele Farina? Sì, sì, è così, siamo contentissimi perché per noi all'inizio dell'anno era un sogno arrivare a questo punto. Però grazie al lavoro di tutti, della società, soprattutto dei giocatori, ci cioè andiamo a giocare tranquillamente su un campo sicuramente difficile dove possiamo sicuramente dire la nostra, però per le nostre qualità. Abbiamo visto la squadra al gran completo questa sera, quindi segnale di grande concentrazione. Ma sì, non abbiamo defezioni importanti, siamo tutti al completo. Domenica abbiamo fatto una partita appallita dove era importantissimo vincere e portare a casa i tre punti. L'abbiamo fatto nel migliore dei modi, dimostrando anche una condizione atletica non indifferente. Sapendo che domenica sarà difficile perché affrontiamo una grossa squadra, però siamo molto, molto fiduciosi. Voi giocate domenica in trasferta, ma per voi purtroppo non è una novità perché quest'anno eh, per le note vicissitudini del terreno di gioco siete stati costretti spesso a non giocare a Montazzoli. Beh, sicuramente il fattore campo quest'anno è stato deleterio per noi, però purtroppo il destino ci ha, ci ha messo di fronte a questa situazione. Abbiamo cercato in tutti i modi di affrontare nel migliore dei modi, ma eh, non è stato facile sicuramente. Però speriamo che la buona sorte ci sorrida in questi playoff. La società è contenta di questo lavoro, poi lo chiederemo al Presidente. Beh, sicuramente sì, Montazzoli è un paesino di 800-900 anime e grazie a questa società che quattro anni fa militava il campione di terza categoria adesso sta lottando per, per andare in promozione, credo che sia un successo non solo di quella attuale ma anche di quella precedente sicuramente. E Maurizio Caferra è il presidente al primo anno di gestione in qualità di massimo dirigente, è andata molto bene, nonostante adesso non si ancora disputa questa gara di playoff, però come diceva Chiambretti comunque vada a finire un successo. Sicuramente un successo, ringrazio tutti i giocatori, l'allenatore soprattutto, la dirigenza, e dico che siamo più che soddisfatti. E speriamo che vada bene domenica purtroppo. Boh. <ride> Ma lei non pensa che l'anno prossimo poi i costi aumenteranno? Eh, penso di sì, e vediamo un po' come possiamo gestire tutta questa situazione, vediamo un po' se entrerà qualche altra dirigenza, vediamo un po'. Si prevede un buon afflusso di tifosi, so che state organizzando anche dei pullman per Monteodoricio. Eh, così ho sentito che stanno organizzando per eh, domenica. Per la tifoseria, per eh, sostenere un po' la squadra, vediamo un po' di dargli un po' di coraggio, speriamo che ce la facciamo. In bocca al lupo a tutte e due le squadre e che vinca il migliore. Ok, la ringrazio.